Claudio Di Dionisio, presidente regionale CNA Turismo, nonché tour operator, che ha un po' il polso della situazione sul turismo in Abruzzo. Beh, lei non è che è proprio ottimista, perché? No, non sono ottimista perché, cioè, escludendo questo periodo chiaramente di grande richieste, grande lavoro, ci mancherebbe, se anche a Ferragosto non fossimo sold out ci sarebbe da preoccuparsi. Abbiamo notato che sia prima che dopo, insomma, c'è una grande disponibilità di camere da parte degli albergatori, cosa che negli altri anni noi non avevamo, e questo ci dà un po' il polso della situazione sul fatto che forse non siamo stati capaci a gestire l'ondata che abbiamo avuto lo scorso anno, dove le richieste erano esagerate, e probabilmente molti di quelli che lo scorso anno sono venuti qua in Abruzzo, non siamo stati capaci di riconfermarli. Ma è vero che i numeri sono inferiori rispetto a quelli dello scorso anno? È un po' presto adesso ancora per dare dei numeri, però diciamo, la sensazione è quella che, considerando le disponibilità di camere, ristoranti e quant'altro, anche per una sola giornata, essendo noi un tour operator di vacanza attiva, i nostri sono tour che si muovono giorno per giorno, e quindi, diciamo, mentre pre-Covid era difficile trovare la sistemazione di una sola giornata perché gli interrompevi la settimana, oggi notiamo che molti degli operatori ci danno le camere, e quindi questo significa forse che non hanno questa grande affluenza, però i numeri veri aspettiamo fine stagione. Il Green Pass ha scoraggiato i viaggi, secondo lei? Di certo non ci ha aiutato, diciamo, più che il Green Pass, l'indecisione, la confusione di come applicarlo. Diciamo che le ultime circolari che il Ministero ha messo in giro ci hanno chiarito meglio, diciamo, cosa poter fare col Green Pass, quindi anche gli albergatori, diciamo, sono stati sotto un punto di vista, diciamo, normativo, favoriti dal fatto che chi è già nell'albergo non ha bisogno per andare nel ristorante. Però ecco, c'è molta confusione, forse il periodo non era proprio dei migliori per poterlo applicare.